Da un lago ad un altro, da quello di Lugano a quello maggiore, da Melide a Verbania, dalla Svizzera all'Italia. Questa sarà la 18ª frazione del Giro 2015, che misurerà 170 km ed è stata catalogata come frazione di media montagna, e ciò è dovuto alla presenza del durissimo Monte Ologno, 10 km 400 metri al 9% medio e al 13% massimo, con un dislivello complessivo di 931 metri. Lo scollinamento avverrà al chilometro 135, ma non sarà finita la salita, poiché si salirà ancora fino a quota 1234 per raggiungere Piancavallo, e poi si toccherà la vetta pure della terribile Alpe Segletta, affrontata in toto nel 1992, quando il Giro arrivò per la seconda volta nella sua storia a Verbania con il trionfo di Chioccioli. Dopodiché discesa, tratto in salita verso Premeno e definitiva picchiata verso Verbania, che sarà già attraversata al chilometro 108 quando si approderà al capoluogo del Verbano Cusio-Ossola, da Stresa e da Vieno, dove saranno posti due unici traguardi volanti. Se sarà interessante sportivamente parlando il solo finale, invece meravigliosi saranno dal punto di vista paesaggistico anche gli altri chilometri, poiché ammireremo le straordinarie bellezze di questa provincia caratterizzata dai laghi e dai monti. Tra le meraviglie da segnalare i castelli di Cannero, la Rocca d'Angera, le isole Borromee e Stresa.